Successo di platino per l'AMBC Servizi, che al Palasport Estra riesce a piegare la resistenza di un coriaceo castelfiorentino. Gli ospiti, arrivati ad Arezzo senza belli ancora fermi a quota zero in classifica, partono con il piglio giusto. Sono le triple di Rossi e Toia poi a tenere in equilibrio la gara. Castelfiorentino mette in mostra un combattivo Cantini vicino al canestro, oltre ai soliti Neppi e Pucci. Nel secondo quarto gli ospiti ripartono avanti grazie alla difesa zona alternata a quella uomo, che blocca i tentativi aretini di cambiare il ritmo della gara. Minuto dopo minuto i fiorentini tengono qualche lunghezza di vantaggio, andando a riposo sul 36-32. Il momento migliore degli ospiti è il rientro in campo dagli spogliatoi con un parziale di 7-2 che vale il massimo vantaggio di Castelfiorentino. Nel momento più difficile Toia si carica sulle spalle il peso offensivo dell'Amen. Con grinta e Amaranto riescono prima a pareggiare a quota 50, poi avere un guizzo negli ultimi secondi del terzo quarto che vale il 56-50 alla terza sirena. Arezzo prova a sfruttare l'inerzia del momento, ma alcuni errori nei tiri piazzati contro la difesa avversaria permettono a Castelfiorentino di riportarsi sotto. Gli Amaranto provano ad appoggiare palloni sotto canestro per Pelucchini, che si conquista punti dalla lunetta. Una penetrazione di Toia vale il 70-62 per la SBA. Dall'altra parte ancora Neppi da 3 punti di tabellone riporta a meno 4 i fiorentini con 13 secondi da giocare. Un contropiede di Rossi chiude la partita, perché in difesa i ragazzi di Coach Evangelisti riescono a tenere, portando a casa il successo con il punteggio finale di 75-70. Due punti sudatissimi che fanno salire a quota 6 in classifica la SBA, che domenica prossima proverà a sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo ospitando alle 18 al Palasport Estra l'Etrusca San Miniato. Lo approcceremo come tutte le partite, dando il 100%. Sappiamo che sono una squadra forte e molto fisica, che fa dell'intensità difensiva la loro arma. E dobbiamo essere bravi e lucidi nell'attaccare la loro fisicità e la loro aggressività. E naturalmente giochiamo in casa, quindi sicuramente il pubblico ci darà una mano. Bene, un'ultima domanda per coach Evangelisti per poi congedarlo. Abbiamo anche visto durante quest'ultima partita l'Amen SBA è riuscita a portare a casa due punti comodi, ma però allo stesso tempo poi i risultati sono stati anche molto altalenanti, perché siamo andati sia in vantaggio e in svantaggio per poi dopo ripiombare nuovamente in svantaggio. Ma quando giochi con squadre così esperte è normale che tu non riesca a prendere mai un vantaggio netto, anche perché noi non abbiamo il potenziale per poter vincere di 20 con nessuno, quindi saranno partite tutte punto a punto, anzi dobbiamo essere bravi noi anche quando giochiamo con le squadre più attrezzate o che stanno meglio di Castelfiorentino stasera, di rimanere agganciati per i 40 minuti per poi andare a giocarsela sul finale. Vorrei ringraziare pubblicamente tutto il gruppo dei ragazzi ultra, perché veramente il tifo è stato il sesto uomo in campo, quindi bravi a tutti i nostri giocatori, tutto lo staff, però un bravo anche alla tifoseria, perché stasera veramente sono stati di supporto. Sapevamo fin dall'inizio che la nostra squadra si affacciava a un campionato nuovo, nessuno di noi lo conosceva, ci sono ragazzi giovani che sono che abbiamo preso in più rispetto all'ossatura di anno scorso, ma comunque giovani talenti che però non avevano mai giocato da protagonisti in queste categorie. Oggi sono chiamati a fare questo, e per fare questo passo ci vuole tanto tempo, quindi siamo anche consapevoli che la nostra squadra può solo che migliorare, e stasera il fatto che diciamo da meno 9, meno 10 per un paio di volte abbiamo ripreso la partita, questo fa ben sperare per il futuro, quindi va bene così. Ancora dobbiamo lavorare su molti errori che facciamo, però sono molto contento.